L'ergastolo è non poter fare altro che vedere la tua vita scorrere senza di te. Questa riflessione di Carmelo Musumeci, rinchiuso alla Sinara fino al 9999, ha risuonato come sottofondo alla presentazione del volume Gli ergastolani senza scampo, fenomenologia e criticità costituzionali all'ergastolo stativo, scritto da Musumeci con il professor Andrea Pugiotto, ordinario di diritto costituzionale all'Università di Ferrara. L'evento, che ha avuto luogo nell'aula consiliare di Palazzo Lascaris, è stato promosso e moderato dal garante regionale dei detenuti, Bruno Mellano. Ma Ergastolani senza scampo è un titolo dato a questo libro, scritto da me e da un ergastolano stativo, sulla pena fino alla morte, perché esiste un carcere a vita da cui non si può uscire nemmeno per un'ora fino al certificato di decesso, salvo che tu non collabori con la giustizia. Ed è una pena applicata a reati gravi di tipo associativo. Il libro serve a illustrare perché questo tipo di sanzione non rientra nell'orizzonte costituzionale della pena, perché la Costituzione ci dice che noi dobbiamo punire qualcuno per poi possibilmente averlo indietro cambiato. Qui invece non abbiamo indietro nessuno. Sono oltre 1600 i detenuti italiani condannati all'ergastolo, ben 1250 sono ergastolani ostativi, fine pena mai. In Piemonte 122 ergastolani, 93 ergastoli ostativi. Questa è una contraddizione dell'articolo 27 della Costituzione, volta al recupero e al reinserimento, un fine pena mai che non regge costituzionalmente nel nostro ordinamento e che ci pone seri problemi anche, diciamo, morali, etici. Parlarne vuol dire cominciare ad affrontare la questione di un carcere diverso che tenga conto anche del fatto che queste strutture penitenziarie devono fare un passo in avanti verso il recupero e il reinserimento anche dei peggiori dei detenuti del nostro paese.